milioni di anni fa. Non esistevano i picchi e le guglie che fanno delle Dolomiti di oggi il paesaggio che conosciamo. Al loro posto, mari profondi, spiagge e barriere coralline. E proprio le rocce della Val Fiorentina che hanno contribuito al riconoscimento delle Dolomiti quale patrimonio dell'umanità da parte dell'UNESCO, portano fino a noi le testimonianze di queste trasformazioni. Su queste spiagge passeggiavano i dinosauri e la sabbia che accolse le loro impronte si è trasformata in dolomia, la stessa pietra di cui è composto il masso alla base del pelmetto. Molto tempo dopo arrivò l'uomo a frequentare la valle. In estate saliva in alta quota per la caccia, con armi e strumenti realizzati scheggiando la selce con tecniche trasmesse attraverso l'esperienza di millenni. E a volte, come l'uomo di Mondeval, tra le montagne perdeva la vita. La sua sepoltura e gli oggetti del suo corredo funerario ci hanno permesso di conoscere più a fondo gli antichi frequentatori delle Dolomiti. Lo scrigno che conserva queste ed altre storie si trova a Selva di Cadore, nel Bellunese, e ha il nome di Vittorino Cazzetta, studioso autodidatta che, grazie alle sue esplorazioni solitarie nelle montagne che tanto amava, rese possibili ritrovamenti fondamentali per l'intera preistoria europea. È un museo che traccia l'evoluzione geologica ed archeologica delle Dolomiti. Tra ricostruzioni suggestive, scenografie emozionanti e reperti di immenso valore, il museo è un'entità dinamica che stimola la curiosità e la voglia di conoscenza del visitatore, grazie anche a percorsi multimediali di grande effetto. Si potranno riconoscere gli spostamenti di un branco di dinosauri e scoprire le tappe dell'evoluzione geologica delle Dolomiti. Ci si troverà immersi nella vita di un accampamento mesolitico. Si potrà contemplare l'uomo di Mondeval sotto un cielo cosparso di stelle. Museo Civico Vittorino Cazzetta. Conosci la tua storia, rispetta la tua terra, consegnala al futuro. www.museoselvadicadore.it